Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Come abbiamo ormai appreso, il bonus 200 euro non sarà rinnovato nel decreto aiuti bis, soprattutto per una mancanza di fondi, ma alcuni soggetti lo riceveranno comunque. Vediamo insieme di chi si tratta in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il bonus da 200 euro non sarà rinnovato per chi lo ha già percepito, infatti il governo ha giustificato tale non rinnovo con la mancanza di fondi necessari per poter prorogare nuovamente la misura. Secondo alcune stime sembra che i soldi non ci sarebbero stati per oltre 30 milioni di italiani, quindi quasi mezzo paese. Tuttavia il decreto aiuti bis potrà portare al sanamento di una disparità importante, ovvero riceveranno il bonus coloro che non l'hanno ricevuto nel precedente decreto aiuti. Si sta parlando di tutti quei lavoratori che, pur avendo una retribuzione mensile inferiore a 2.692 euro, non hanno potuto utilizzare lo sgravio contributivo dello 0,8%, attualmente pari al 2,2%. Vediamo dunque di quale lavoratori e lavoratrici si tratta. Assenti per congedo parentale, assenti per congedo di maternità, in cassa integrazione guadagni straordinari, assenti per malattia del figlio, assenti per malattia e infortunio. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.